Un minuto con Padre Pio dal convento dei frati minori cappuccini di Sant'Anna, dalla cappellina interna del convento, dalla sua cella. Beh, già vi abbiamo raccontato che il dottor Luigi Romanelli, di Barletta, fu il primo, medico che andò ad osservare scientificamente le stimmate di Padre Pio. Beh, c'è un aneddoto che spesso si racconta della vita del dottor Romanelli, ma soprattutto di quello che lui attestò successivamente dopo l'incontro con Padre Pio. Lui racconta che proprio in quei giorni in cui era nel convento di San Giovanni Rotondo, insieme a Padre Benedetto e Padre Paolo da Valenzano, che accompagnò il dottor Romanelli a San Giovanni Rotondo, ad un certo punto Padre Pio, guardando il dottor Romanelli, cominciò a parlare di una grazia giocata nei confronti del medico. Beh, lui cominciò a pensare e chiedersi perché Padre Pio aveva fatto riferimento a questa grazia, tra virgolette, giocata. Di che cosa si trattava? La sua curiosità era tanta. Il dottore non ricordava nulla che potesse motivare o essere la causa di quella grazia che lui aveva tanto richiesto e desiderato, sia da lui che dai suoi familiare, una grazia che però non si ottenne. E che cosa era accaduto? Era accaduto che il dottore bestemmiò Dio per ben due volte e Padre Pio in quell'occasione glielo ricordò. Una volta lo fece privatamente, l'altra volta poi lo fece in modo solenne aggiungendo all'insulto un'ingiuria e citò anche per tutte e due le volte il tempo e il luogo. E subito il medico ricordò quel fatto che era avvenuto ben 11 mesi prima. La sua considerazione fu particolare perché il dottore disse che questo episodio avvenuto in luoghi e soprattutto in presenza di persone che erano a lui sconosciute, l'essere poi stato questo fatto completamente sfuggito dalla sua mente, fecero pensare al dottore che il tutto, Padre Pio, l'aveva preso per divina rivelazione.